Eccoci di nuovo in diretta da Food & Pastry 2015. Le immagini che stavate vedendo in questo momento ci arrivavano dal teatro Bartending, dove appunto c'era lo show di Latte Art, con cui poi avremo modo di parlare durante il corso di queste dirette. Come avrete capito, abbiamo veramente cablato tutta la fiera e quindi possiamo avere immagini da tutti i teatri. In questo caso però ritorniamo in studio, perché con noi qua ci sono due ospiti graditissimi, Bruno Vanzan e Leonardo Pinto. Ovviamente Bruno, un grande ritorno. Buongiorno a tutti. Ciao Bruno, campione del mondo di Flair, e Leonardo Pinto invece, che è un esperto di rum, hai fondato scuole, partivi da un blog, poi ci racconterai Isla de Rum e ci racconterai un po' qual è stato il tuo percorso. Buongiorno. Voi oggi siete a rappresentare la parte bartending, cioè la ciliegina sulla torta del Food & Pastry, perché Food & Pastry, sì, cibo e pasticceria, ma la parte di degustazione, la parte di cocktail c'è ed è ben rappresentata. Io... diciamo che è un connubio, no, perfetto e immancabile. Quando c'è il mangiare, quando c'è il buon mangiare, no, è la pasticceria fatta ad alti livelli, come tutti i professionisti che troviamo qui in fiera, c'è anche la parte del bere. E quindi siamo molto, parlo anche per Leonardo, siamo molto contenti e orgogliosi, no, di poter stare qui e raccontarci e raccontare alle persone quella che è la nostra esperienza in tre giorni fantastici. Ovviamente ad accompagnarvi a completare il trio nella parte bartending, Alessandro Romoli, che salutiamo, che poi vedremo. Assolutamente sì, un amico, un fratello e un compagno d'avventure immancabile, grazie al quale appunto è stato possibile realizzare anche nell'anteprima dei bellissimi show, degli incontri con le persone, quindi adulti ma anche bambini, perché poi c'è stato un incontro anche con bambini, perché ovviamente non è solo alcolici ma insomma anche cose analcoliche, no, alla fine. Ma questa è una bellissima cosa, fondamentalmente bisogna un po' slegarsi dal pensiero il bere. Allora, quando si parla di bere in Italia, no, si pensa sempre alle cose brutte, fondamentalmente lo leggiamo sul telegiornale, no, morti ragazzi perché hanno bevuto, incidenti stradali per il bere. Diciamo che noi facciamo tutto il contrario, cerchiamo di portare quello che è il bere nella massima espressione anche della piacevolezza, no? E del bere sì moderatamente, ma il bere si può anche bere un cocktail miscelato che non sia alcolico, perché cocktail vuol dire unione di più ingredienti, non per forza questo porta a essere alcolico un drink. Tra l'altro nel tuo libro Tutti i miei cocktails, molti di questi dettagli di cui ci sta parlando sono scritti, ne vogliamo parlare? Ma sì, questo è stato, diciamo, Photoshop aiuta sempre. No. Beh, una bella grafica. Assolutamente sì, è stato edito da Rizzoli con la prefazione di Benedetta Prodi. Diciamo che è stato un progetto, più che altro io non lo... Sì, assolutamente sì. Questo io non lo chiamo libro, lo chiamiamo sogno, no? E lo chiamo ancora sogno perché è stata una cosa fortemente voluta, sulla quale ho investito tanto anche del mio. E questa è stata la mia ciliegina sulla torta, diciamo, 2 anni fa, quando è uscito. È stato un libro vendutissimo, grazie alle persone che ci seguivano. Ma è stato anche un modo per raccontare quanto facile sia poi riprodurre un cocktail buono con ingredienti di qualità dentro le case di tutti noi italiani, che questo è un messaggio molto importante. Fondamentalmente in Italia ci sono delle persone che noi abbiamo una grossa cultura sul mangiare, sul vino, no? Quando ci viene a trovare qualcuno a casa sappiamo sempre cosa offrirgli, ma sul cocktail poco. Senso, lo sappiamo in base alle pubblicità, sentiamo il mojito, lo spritz, no? Perché lo vediamo tutti i giorni, ma poi se si parla di altro sappiamo ben poco, dico la maggior parte delle persone. Quindi questo era un modo per far avvicinare le persone al farsi da bere anche da solo dentro casa. C'è una parte dedicata anche ai bambini all'interno, è una parte molto divertente, dove ho realizzato, diciamo, dei cocktail analcolici con tutti i biscotti più famosi, no? Che esistono in commercio, e quindi per far giocare anche i bimbi e farli avvicinare a un mondo che può essere piacevole. Ecco, e poi ritorneremo ovviamente, oltre al libro che noi consigliamo ovviamente di leggere, Bruno Vanzan, Tutti i miei cocktail, ma anche di guardare, perché ci sono tante immagini all'interno. Assolutamente sì. E immagini che poi vedremo tra un po', perché sei stato ospite in molti eventi quest'estate, da aprile a oggi, ma in particolare abbiamo preso qualche immagine dal web e ti vedremo all'opera, ancora non diciamo nulla. Intanto facciamo due parole anche con Leonardo Pinto. Buongiorno. New entry nel bartending, non c'eri all'anteprima, ma benvenuto alla prima edizione. Grazie. Tu seguirai la parte dedicata più al rum, ci saranno anche dei corsi, ne parleremo, farai molti corsi proprio dedicati al rum. Infatti inizierei proprio da questo, forse prima magari raccontando un po' qual è la tua esperienza e soprattutto il tuo progetto, che parte dal 98, diciamo più o meno, quella data là, Isla de Rum,
una sorta di blog che si è trasformato e ti ha dato anche modo di creare anche cose ulteriori, ecco, che ha ingrandito la tua passione, l'ha fatta diventare un lavoro. Assolutamente sì. Beh, quando si parla di distillato per i cocktail è come parlare di ingredienti per la pasticceria o ingredienti per i grandi chef. Alla fine un grande chef lo fa sì la ricetta, lo fa sì la tecnica di lavorazione, ma lo fa anche la capacità di poter scegliere degli ingredienti di buona qualità. E non è differente fare un cocktail da fare un buon piatto, è comunque una persona che si mette lì e decide quali sono i flavor da combinare insieme. Quindi la scelta degli ingredienti è fondamentale. Quindi la scelta di un rum, di un distillato in generale, comunque va fatta in modo consapevole, il che vuol dire che così come ad uno chef si può chiedere la differenza tra i vari tipi di riso e ti saprà dire esattamente che cosa può combinare con i vari tipi di riso, allo stesso modo si chiede al bartender, quindi al professionista vero, di conoscere quali sono i vari tipi di distillato, di conoscerne le differenze in modo da avere la consapevolezza di come miscelarli e con cosa miscelarli. Quindi diciamo che fare cultura su quello che è il distillato vuol dire fare cultura sia per i bartender, ma poi vuol dire fare cultura anche per il pubblico. Allora, il problema grande che oggi si riscontra, come diceva Bruno prima, la gente va fuori e beve, e beve, e beve, ma beve. Non si gode il momento, non degusta il prodotto, ma non degustare nel senso, come ci hanno insegnato appunto, di perdere nel bicchiere, cercare l'aroma o altro. Io racconto un piccolo aneddoto sempre. Penso che il cliente dei miei corsi più bello che abbia mai avuto sia stato una volta un signore di 80 anni che ha taciuto per l'intero corso e nell'approccio a uno dei bicchieri a un certo punto si stavano sciorinando quelli che erano i profumi, i sapori, le sensazioni eccetera, mi disse: io sento il profumo del portafogli di mio nonno all'interno del cassetto. Allora, il distillato aveva un aroma di cuoio, un aroma di chiuso, di naftalina, quindi di stantio, aveva un aroma di legno molto importante. Va bene raccontarle così, ma in quel caso lui ha ricollegato questa sensazione a un suo ricordo, ha vissuto un'emozione. Ed è quella la parte importante del bere, tra virgolette. Ovvero non c'è bisogno di buttare giù litri di alcol, ma in quel poco, in quel momento che ci si dedica al bicchiere, vivere un'emozione, una sensazione, che sia da solo o che sia in compagnia. Bere in maniera consapevole significa? Assolutamente, assolutamente sì. Consapevole assolutamente di quello che stai bevendo e magari appunto vivendo un'emozione, non semplicemente un passatempo così fino a se stesso, tanto per bere. Ma io credo che appunto la moderazione nel bere, imposta come moderazione, non sia un giusto modo per portare la gente a bere in modo consapevole. Io credo proprio che invece la consapevolezza vera, quindi la conoscenza del distillato e delle emozioni che ti può dare, porta automaticamente la gente a vivere quel momento in modo più pacato, sereno, senza il bisogno di esagerare. Emozioni, tra l'altro, Bruno, che tu hai provato, ma hai fatto anche provare ai 25.000 partecipanti al Bacardi Summer Wave, nel quale hai dato dimostrazione di cosa significa essere un campione del mondo di flair. E tra l'altro, non so se della regia possono già mandare delle immagini, magari ne parliamo. Ero emozionatissimo, fondamentalmente, quando ti trovi davanti 25.000 persone, dove vedi le prime file ma non riesci a vedere la fine della gente. Rivedere le immagini è molto curioso, anche io, perché per la prima volta le ho viste stamattina qui con voi. E questa è stata anche una sorpresa. E come si vede dal palco era una cosa veramente huge, no? Definirebbero in inglese. Una cosa molto grande. Ma diciamo che io fondamentalmente, che siano 25.000 persone o siano poche persone radunate, cerco di fare il mio lavoro, che poi non è un lavoro ma è una passione indotta e irrefrenabile che sento da dentro, che è quella un po' di divulgare, no? Di divulgare non il mio sapere, perché per esempio faccio un paragone rispetto a Leonardo, magari, che ha una cultura, no, molto più ampia su quello che è i distillati, sul mondo del cocktail rispetto alla mia, posso dire le poche nozioni che so. Però quello che mi piace sempre fare è raccontare con quanto amore si può fare un lavoro, no? Ed è quella anche la forza, no? Che ti fa svegliare tutte le mattine, poi con un sorriso in più o con la voglia di andare a raccontarti. Quindi diciamo che quando si parla di emozioni, secondo me il nostro lavoro è fatto di emozioni. E qui mi ricollego al discorso di prima,
perché per mangiare il nostro fisico, la persona umana, che sia uomo, donna, bambino che sia, ha un'esigenza, che è quella di mangiare per sopravvivere. Sul bere no, questa esigenza non esiste. Cioè, bere alcol è un piacere, ok? È un dato di fatto. E quando è che beviamo? Beviamo quando siamo tristi e quando siamo contenti. E questo momento lo viviamo in entrambi le casi andando al bar, no? Andando al bar, quindi, che cos'è? Un contenitore sociale fatto di persone dove vado a sfogarmi o dove vado a emozionarmi. E quindi la materia prima, che poi è il cocktail, deve essere, no, partecipe di queste emozioni. Quindi se non comprendo cosa bevo e se bevo tanto per bere, non ho finalizzato bene, no, lo scopo di andare al bar. Sai già cosa farai? Perché tu sarai super ospite ovviamente all'interno del teatro show, quindi di show ne farai tanti appuntamenti durante la 3 giorni. Hai già in mente come impostarla? Beh, qualcosa sì, una parte la improvviso sempre. Di solito una parte la improvviso perché mi piace creare al momento in funzione delle persone che ho davanti. La parte che sicuramente faremo è quella di realizzare dei drink per la casa, quindi sostituendo alle attrezzature che ha un bar, quindi attrezzature professionali, con le attrezzature casalinghe. Quindi farò avvicinare tutte le persone e alcune persone le prenderò dal pubblico sicuramente e mi daranno una mano. Se sono over 70 meglio ancora, perché ci divertiamo di più. E noi cercheremo, anzi sicuramente saremo là quando voi inizierete, perché come abbiamo spiegato e lo ripeteremo anche altre volte, possiamo arrivare là da voi in questa edizione, quindi possiamo riprendere gli show che farete e magari anche qualche immagine dai corsi. Fantastico. Un'altra domanda che a Leonardo, che mi incuriosiva, perché ovviamente qua siamo nell'area stampa e blogger, si può dire sei un collega, perché inizi come blogger, sì, sostanzialmente, ci puoi raccontare? Sì, un esperienze? Collega è un complimento troppo grande. Via. Ah, per noi? Nei tuoi confronti? No, assolutamente. Sì, allora, io parto con una passione che arriva appunto, come dicevi tu, dal 98. Dal 98, epoca in cui praticamente le informazioni su internet erano inesistenti, soprattutto su un distillato come Rum, che era un distillato di serie B, un distillato a cui nessuno dava poi tanta importanza. Per cui per riuscire a reperire informazioni dall'Italia non era facile. L'unico modo che io trovai, il mio escamotage via per poterlo fare, fu quello di chiamare, trovare, cercare i numeri delle distillerie piuttosto che i loro indirizzi mail quando c'erano e presentarmi come un giornalista, cosa che non ero assolutamente, ero studente all'epoca, però mi presentavo come un giornalista e cercavo di rubare un'intervista a qualcuno, a volte mi riusciva, per cui ho cominciato a registrare queste interviste e alla fine nel 2002-2003 aprii un blog in cui cominciai a buttare giù, a condividere con il resto della gente quello che avevo tra virgolette imparato. Poi mi resi conto che ovviamente quando parli con un produttore che sa che non c'è niente che può smentirlo, molte delle informazioni che ho dato all'inizio non erano del tutto corrette, ci può stare, però insomma è stato un mio primo approccio per riuscire a condividere quello che ero riuscito a carpire da qualcuno in questo mondo. Poi chiaramente la cosa è andata avanti, nel 2008 è diventato un vero e proprio sito internet, oggi è, potremmo dire, sta puntando a diventare un vero e proprio portale, e accanto a questo discorso comunque di divulgazione meramente via internet ho abbinato tutto quello che è un festival italiano, quindi un punto di aggregazione, piuttosto che lo showroom esattamente a Roma, gioco di parole, showroom esatto, con la U a posto delle due O, e piuttosto che i corsi, i master, i seminari, e eventi come questo sono meravigliosi perché riescono a prendere il consumatore finale che magari solitamente è disattento e portargli quel minimo di attenzione in più, fargli accendere quella piccola lampadina per poi ricollegarsi al discorso che stiamo facendo sia io che Bruno, cioè fargli approcciare alla degustazione di un distillato o comunque alla degustazione di un cocktail in maniera che riesca a vivere quell'emozione e non sia per lui solo uno strumento. Intanto delle immagini dello showroom, se non vado errato, che ci, sì, stanno arrivando dalla regia. Sì, esatto. Questa è... Ecco, questa era... sono passate un po' di immagini. Sì, lo showroom è una bella, diciamo, è stata una bella sfida all'inizio, perché creare un evento del genere su un distillato che non è uno dei distillati principi al momento in Italia è stata una bella sfida, è stata guidata dalla passione, è stata guidata da tanto lavoro, tanto sacrificio. Viaggi anche all'estero per conoscere il prodotto? Sì, assolutamente sì, sono più all'estero che in Italia praticamente.
però è una sfida che posso dire che abbiamo vinto, e forse perché portare nel nostro mondo, in cui siamo un po' tutti presi, un po' tutti frenetici, quel minimo di rilassatezza, di frivolezza caraibica attraverso un distillato, quindi far sentire quelle origini attraverso il bicchiere, appunto l'emozione, è una cosa che al pubblico piace, è una cosa che anche all'addetto al lavoro alla fine piace. Per cui credo che questo tipo di sfida l'abbiamo vinta, via. E noi vedremo a vedere il vostro lavoro qui al Food & Pastry, quindi con gli show di Bruno, i corsi di Leonardo, e ovviamente forse vi riavremo anche nel corso per raccontarci. No, assolutamente no. È già stato dichiarato, oramai non torna. Solo show, ma noi ci saremo perché abbiamo i nostri operatori telecamere. Assolutamente sì. Tra l'altro potresti anche tornare, lo dico brevemente, perché hai un progetto sempre collegato alla fiera con Von Vottero, quindi con lo chef che cura la parte food insieme a Carboni, legato all'abbinamento del rum con il cibo, molto interessante. Lo lascerei per dopo. Vogliamo fare due parole? Lasciamolo per così dopo. Possiamo avere qua Bruno, ha detto di no, magari. Vabbè, poi vado a prenderlo. Grazie.